prima hai citato due musicisti, grandi musicisti, che è coinvolto Marotta, giusto? Sì. Sai che uno ce l'abbiamo qua? No, e allora ha sentito questa robaccia, l'ha sentita, mamma l'ha mia. Sentito. Infatti ho visto Chiedo mettere le mani nei perdono al capelli, maestro. piangeva. Chiedo perdono al maestro, però è l'amore per Pino, dai, l'amore per Pino. Allora lo accogliamo, Antonio Onorato, eccolo qui. Buonasera. Eccolo. Lui è la chitarra, veramente, lui è la vera chitarra. Ciao ragazzi, Grazie Antonio, grazie per non ti essere con noi. preoccupare, Franco, va bene. L'importante è ricordare Pino. È normale che cantare come Pino è impossibile, soltanto lui Veramente. poteva cantare in quel modo. Ha Lo sappiamo bene, però un'estensione. va bene, hai cantato bene comunque, hai cantato bene. Grazie, grazie caro, Sulla grazie. chitarra, insomma, rivedibile Ah, va bene, la invece. chitarra. Lui è un magico, lui è il nostro Pat Metheny italiano della chitarra, poi con tutte le sue sonorità che ha, che proprio disegnano e danno colore con tutto quello che è Napoli e tutta quella che è la bellissima Campania. E nella sua musica c'è Antonio, è veramente un grande. Io l'ho conosciuto in pratica direttamente ad un concerto con Tullio De Piscopo a Milano, dove presentava un multi-album che aveva uno degli ultimi lavori che aveva fatto Tullio, e c'era Antonio Onorato, c'era Franco Cerri, Rino Zurzolo e poi c'era il grande Joe. Infatti, Ti ricordi? ricordiamo anche Gio, che oggi è il suo onomastico, San Ah, beh, Giuseppe. vedi. Gio era un divertimento unico. Anche a Marotta ci siamo divertiti un sacco con lui perché era folcloristico, era veramente un grande, insomma. Ma Gio, un genio della musica, Certo. e che ha fatto tantissimo anche per ha dato un grandissimo apporto alla musica di Pino. È Certo. stato, come spesso mi ha raccontato, era l'unico dei musicisti in quel periodo, sai, il periodo clou di Pino, almeno secondo me, il periodo degli album storici come Bella Ambriana, Vai Mo, quei dischi di Musicante, che sono, a mio avviso, i più belli che ha fatto Pino. Tu immagina che mi raccontava Gio che Pino lo aveva messo a stipendio, era l'unico musicista stipendiato da Pino, perché Pino gli disse: io ti stipendio, però così tu non devi andare a suonare con nessun altro, perché tu fai parte della mia musica. Certo, era geniale nel suo modo di suonare, particolare, poi molto particolare. Tra l'altro, ho un disco inedito che farò uscire per Natale prossimo, dopo l'estate, in duo, registrato con Joey, in un concerto che è una chicca che poi sentirete tutti, che è una cosa fenomenale, un disco bellissimo che pubblicherò con la mia etichetta dopo l'estate. Pianoforte e chitarra. Sì. È una ripresa di un concerto che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto tanti concerti, anche molti Certo. dei quali in duo, e questo, per fortuna, mi trovo questa registrazione buona, che è in ottimo stato, è un'ottima registrazione, e quindi io la pubblicherò senz'altro dopo l'estate. Ed è una chicca, perché si sente veramente l'anima di Joe in questa registrazione. Joe veramente, anche si sente tutta la genialità di Joe. Certo. Vabbè, poi sentirai. Molto, sì. Ascolteremo volentieri. Non me lo farò scappare. E Antonio ha fatto anche una tournée con Pino Daniele, giusto? Io ho Ci vuoi? fatto una tournée nel 97, e poi ho fatto le due tournée di Tutta Nata Storia con Pino Daniele, e quindi ho fatto quella nel 97 e poi 2012-2013, adesso non mi ricordo con precisione, per 2 anni consecutivi. Una formazione storica, quella che c'era dove c'era Gem Senese, Sì, quella è la Tony. formazione, sì, del tour del
del 2013, quando ha fatto con la formazione storica sua, proprio della super band con James Senese, eccetera, eccetera. Però io ero ospite nei concerti, il che per me è stato un motivo di grande onore, perché essere chiamato come ospite da Pino, sinceramente, non è una cosa che capita tutti i giorni. Certo. Ti ricordi il tuo primo incontro con lui? Com'è stato? Allora, il mio primo incontro con dobbiamo andare molti anni indietro, perché diciamo che Pino mi ha un po' seguito da quando ero proprio ragazzino. Quando avevo 20 anni più o meno, già cominciavo a suonare nei club a Napoli, e si era sparsa la voce in giro per Napoli che c'era questo talento, questo chitarrista molto talentuoso che suonava, insomma, e che faceva questo jazz napoletano, sai, che mischiando la melodia napoletana con la melodia afroamericana, no? I ritmi e la melodia afroamericana. E mi ricordo una sera che stavo suonando in questo club, venne a sentirmi il road manager di Pino dell'epoca, compianto Bruno Bruni, che poi dopo siamo diventati amici, purtroppo è venuto a mancare anche lui un po' di anni fa. E Bruno mi disse: senti, si presentò, disse: io sono il road manager di Pino Daniele, e ti volevo dire una cosa, che Pino Daniele vorrebbe incontrarti, vorrebbe conoscerti. Dissi io: a chi? A me, veramente? Siamo sicuri? Io incredulo. Lui disse: no, veramente, così, anzi, questo è il numero di telefono di Pino, e mi scrisse il numero di telefono su un fogliettino, ma all'epoca non c'erano i cellulari, non c'erano i telefonini, no? Mi diede il numero dello studio di Pino di Formia. E da lì io provai, lui disse: chiamalo, così vi mettete d'accordo, così lo vai a trovare, che Pino, insomma, ti vuole parlare, ti vuole conoscere, insomma. Vabbè, e io dissi: ok, cominciai a provare a chiamarlo, e mi rispondeva sempre un tizio al centralino. Evidentemente c'erano dei filtri, così, sai, per non... Certo. C'era un filtro, E questo mi diceva sempre, io dicevo: pronto, sono Antonio Dorato, potrei parlare con Pino Daniele? No, Pino non c'è, provi tra qualche giorno. Alla terza o quarta volta che mi dicevano questo, mi cominciai poi a incazzare, no? Dissi: certo. Senta, io sto chiamando perché voglio rompere le palle, sono il solito fan che vuole importunare Pino. Se sto chiamando è perché Pino questo numero di telefono me l'ha portato Bruno Bruni, e mi ha detto di chiamare Pino, che Pino voleva conoscere. A quel punto, come dico questa cosa, dall'altro lato la voce caratteristica di Pino: uè, atto! E da lì, e poi io gli dissi, la prima cosa che gli dissi: uè, Pino, è più facile parlare col Presidente della Repubblica che con te. E allora lui dà una grande risata. Certo. E poi da lì poi è iniziata questa nostra amicizia, questo nostro, anche proprio questa amicizia fraterna, che è andata avanti negli anni. Poi capitavano periodi che non ci siamo visti per diversi mesi, però lui mi seguiva sempre da lontano, perché mi arrivavano sempre delle notizie da parte di amici in comune di Pino, che mi mandava dei messaggi comunque da lontano, comunque. E ha sempre seguito con interesse la mia carriera artistica, finché poi non è capitato che abbiamo cominciato a collaborare anche artisticamente. La prima volta è capitata nel 97, dove io ho fatto l'open dei suoi concerti. Lui fece una tournée in tutta Italia, in tutti gli stati, fece una tournée proprio molto, forse la tournée con maggior affluenza di pubblico che ha fatto. Erano tutti stati una tournée un po' alla Vasco Rossi, per farti capire, sì. E c'erano tipo 40-50 mila persone a stadio, e facevamo una quindicina di stadi in tutta Italia, e io facevo l'open al concerto suo, insomma, facevo qualche brano mio prima. C'eravamo due
artisti che lui sponsorizzava molto in quel periodo. Eravamo io e poi un cantautore che scrive delle canzoni molto belle che si chiama Gio Barbieri. E insomma, mi ricordo, e da lì, vabbè, poi dopo ci sono state tante altre cose lì dopo quella, però quella è stata il primo tour che ho fatto con Pino. Lui amava comunque confrontarsi con altri musicisti, era sempre molto aperto. Assolutamente, ma specialmente con i musicisti però, diciamo, che lui stimava, perché poi i musicisti che non stimava li teneva proprio a distanza. Con me c'è stato sempre un rapporto di stima reciproca e di affetto reciproco, infatti parlavamo per ore e ore di tutto e di più, di chitarre. Poi Pino raccontava delle barzellette, sai, quelle barzellette un po' quelle freddure che poi non fanno ridere a nessuno. Ma era una persona poi socievole anche. Sì, molto, che poi uno rideva proprio per farlo contento. Sì, perché a parte questa immagine che si aveva, io l'ho visto anche in un concerto a Radio Italia qua a Cologno, dove c'è la sede di Radio Italia, e lui era una forma un po' di difesa, quella che quando si sviava andava, però mi raccontano, specialmente quando ho avuto modo di avere Joe e Rino, quando siamo stati qua a Milano un po' di tempo insieme, mi raccontavano che lui comunque è una persona allegra, simpatica, cordiale. Molto simpatica. Molto simpatica, ma ti dico, faceva quelle cose, tipo stavamo ai bordi della piscina, lui arrivava di nascosto da dietro e mi buttava in piscina, capito quelle cose? Insomma, comunque Napoli è ancora pregna di questo, di questo grande artista, Non ma credo sarà che sempre, è come sempre. Totò, è come i grandi che non se ne andranno mai da quella città. Fino ha segnato un'epoca, e poi la sua musica, siccome musica di qualità, rimarrà immortale. Certo. Volevo chiederti proprio questo, visto che lui è stato un innovatore, l'hai detto prima, ha messo insieme le sonorità tipiche partenopee con le sonorità più americane, no? E creando un sound classico che solo lui ha avuto, diciamo. Ma oggi dove sta andando la musica napoletana? Perché io sento della trap imperante. La musica napoletana purtroppo... No, ma ci sono alcuni musicisti interessanti a Napoli, però purtroppo non vengono molto pubblicizzati, questo è il problema. Però come sta succedendo del resto in tutto il mondo, stiamo attraversando un periodo un po' di oscurantismo proprio musicale, perché riflette proprio l'oscurantismo sociale che stiamo vivendo, perché la musica poi è specchio sempre di quello che c'è intorno, no? Però devo dirti la verità, comunque Napoli ha sempre dei musicisti molto interessanti che purtroppo non sono molto pubblicizzati e che meriterebbero molto di più, anche di essere un po' più in vista e un po' anche proprio sponsorizzati, perché purtroppo sta questo fenomeno della trap, oppure dei neomelodici che purtroppo vengono portati alla ribalta continuamente, e sono soltanto una faccia della medaglia, no?